Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui si parlerà di unboxing. Avrò un po' di pacchi nel corso del tempo che arriveranno da farvi vedere, appunto, quindi mi vedrete magari cambiare anche la maglietta. Non vi preoccupate, tutto normale. Oggi per l'appunto mi è arrivato il primo pacco di una serie, tra virgolette, che voglio farvi vedere perché appunto riguarderà anche i video sul canale. Eccolo qua, questo qui è il pacco, non è tanto grande, anzi la cosa che c'è dentro è anche molto più piccola probabilmente. L'hanno incellofanato come se non ci fosse un domani. Direi di cominciare a scartare qua. Via la plastica, solito pacco Amazon, appunto l'apertura facilitata. Per una volta mi è venuto via praticamente intero e appunto questo qui è l'oggettino, ovviamente altro packaging, vediamo un po' se ok, sembra un po' una matrioska sta cosa perché dentro all'ennesima busta di plastica c'è la scatola. Scatola, spero che non ci sia nient'altro dentro, ok. Ah, una bustina sempre di plastica trasparente, ma dovrete riuscirlo a vedere. Non so quanti possono riconoscerlo. Via anche questo, finalmente siamo arrivati con l'oggetto in mano. Sembra un timer da cucina, ma è un timer per fare timelapse. Appunto, è dell'Andor. Penso che faccia cose di qualità, non è la prima cosa loro che compro. Ho comprato altri oggettini, tra cui, se non ricordo male, anche il set di gadget, tra virgolette, per la GoPro. Appunto, questo timer mi permetterà di far ruotare la GoPro, la macchina fotografica o il cellulare quando faccio i timelapse. È quello che costa un pochino di più perché arriva fino a 120 minuti, quindi timelapse di un paio d'ore, ma mi permetterà di appunto fare. Non si sente neanche tanto il ticchettio, però c'è. Non penso che voi possiate sentirlo, però appunto penso che possa essermi utile se dovessi appunto voler fare un timelapse e darmi un pochino più di movimento rispetto al solito, alla solita inquadratura fissa con le nuvole che si muovono. Appunto, nei miei video vedrete appunto dei timelapse, cercherò di farli magari un pochino più spesso, ultimamente non li facevo proprio spesso proprio perché mi risultavano tra virgolette noiosi, inquadratura fissa e le persone o le nuvole che si muovono semplicemente, quindi questo mi aiuterà un pochino a migliorare e a portarvi dei video un pochino più di qualità sul canale. Consigliato, quindi se non ci fosse stata tutta quella plastica sarebbe stato meglio, però vabbè. Vi ricordo appunto che in descrizione vi lascio i link agli oggetti che vedrete, quindi rimanete sintonizzati perché ne arriveranno ovviamente degli altri in seguito. Secondo oggetto che ho acquistato, e questo mi serviva davvero, è questo. Questo qui che è appunto un hard disk esterno. Quello che avevo precedentemente era da 500 giga, mentre questo qui è da 2 tera. Quindi appunto ho praticamente quadruplicato la mia capacità di stoccaggio di video, foto e compagnia. Andiamo ad aprirlo e vi faccio vedere. Come vedete è super protetto. Poi ci sono appunto nella scatola alcune carte, cartine. E all'interno della scatola appunto abbiamo super protetto, questo è l'hard disk, molto compatto e molto sottile, più il suo cavetto semplicemente. Spero appunto adesso farò anche dei test, dovrebbe essere più veloce, ovviamente più capiente rispetto all'altro,
e appunto sarà veramente molto utile per portarmi dietro tutte le mie cose, soprattutto in Germania. Appunto, volevo sostituirlo, l'altro lo terrò come backup per le cose e i file più importanti. Questo qui mi seguirà un pochino ovunque, sperando appunto che sia molto più affidabile dell'altro. Bene ragazzi, spero che non mi lasciate perché ci sono altri oggetti in arrivo subito dopo, quindi rimanete connessi e ci vediamo tra pochissimo. Ok ragazzi, piccolo cambio di location in questo video, è l'ultimo pezzo di video, diciamo così, quindi l'ultimo unboxing. Qui mi vedete con il pacco, l'ultimo pacco che ho ordinato prima della mia partenza per la Germania. È bello grande, sempre ovviamente da Amazon perché appunto mi servivano le ultime cose. L'ho già aperto e non è andata a finire proprio benissimo perché sono riuscita a tagliarmi, peraltro anche la mano destra, quindi proprio mi sono impegnata. E direi che adesso vedo insieme a voi, vi faccio vedere quello che ho comprato. Sono tutte cose ovviamente relative o allo sviluppo, diciamo così, al miglioramento del canale, della qualità video, o comunque relative al tema dei viaggi, quindi adesso voi vedete già una parte di quello che c'è all'interno senza capire quello che c'è, e direi di partire con queste qui, che sono gli organizer per la valigia. Io non li avevo e ho deciso appunto, visto che avevo qualche sconto anche, di approfittarne. Vi faccio vedere che cosa ho comprato, appunto, che cosa esattamente ho comprato. Dovrebbero essere alcuni inseriti, ok, sono uno dentro l'altro, quindi cerniera qua. Questo qui dovrebbe essere il più grande, ce la farò, forse. Quindi avete visto il più grande, che è questo qui, e poi ci sono una, due, e ok, ci sono queste tre, una, due e tre, di tre dimensioni diverse, che sarebbero per cioè, hanno scritto appunto questa qui, laundry pouch, quindi diciamo per le cose sporche. In realtà non so esattamente per cosa le userò, ma insomma cercherò di ingegnarmi, anche perché non dovrebbero servirmi. E poi ci sono queste due, anche queste qui appunto di dimensioni diverse, quindi tre cubi, diciamo così, più tre pochette da usare come organizer per la mia valigia. Altro oggetto appunto legato al mondo dei viaggi, ve l'avevo consigliato in un video in cui parlavo dei regali da fare ai viaggiatori, lo vedete nell'immagine, è il phon pieghevole. Io in questo momento è da tipo un paio d'anni praticamente che vivo praticamente senza il phon in casa. Avevo bisogno di un phon, volevo prenderlo e ho pensato bene di prendermelo appunto pieghevole, in modo tale da averlo sia a casa che in viaggio. Ve lo faccio vedere. Vi faccio vedere com'è, spero che funzioni, magari lo proverò. Fantastico, perché ha la presa tedesca anche. Ok, c'è un accessorio che rimarrà a casa probabilmente, ma appunto vedete, ok, si piega, pieghevole, e mi torna molto utile perché la presa tedesca, appunto in Germania non dovrò andare in giro come una pazza per cercare appunto un adattatore per attaccarlo alla presa. Poi altro accessorio che purtroppo si è rivelato necessario è il mouse, appunto il mouse che avevo io. Si sta praticamente, penso si stia rompendo il cavetto, ha qualche problema di connessione al computer ogni tanto, quindi ho deciso di investire in questo. L'ho preso appunto perché ha questa cosina qui, che è il cavo retraibile o ritraibile, come c'è scritto qui dietro, e appunto mi serve appunto per tenere in ordine il cavo ed evitare di romperlo subito. È anche abbastanza piccolino, diciamo di quelli più o meno da viaggio. E appunto dovrebbe andarmi bene appunto da collegare al portatile per quando appunto viaggio e anche quando sono a casa. Ultima cosa, anche questa si è resa necessaria perché appunto ho rotto il suo predecessore, ed è questo.
lo riconoscerete, è il Gorillapod. Io ne avevo uno, diciamo così, di sottomarca. Questo qui invece è quello della Joby. Non è grandissimo, in realtà forse me l'aspettavo un pochino più grande, ma no, comunque sia dovrebbe essere sufficiente per quello che ci faccio io. Ho sempre, appunto, l'ho sempre usato abbastanza quello che avevo ed è anche durato troppo per quello che l'ho pagato. Questo qui ho pensato bene di fare un pochino di migliorare un pochino appunto la qualità e appunto di investire un pochino di soldi, visto che appunto si tratta comunque di un investimento, spero, a lungo termine. Spero che appunto non si rompa. Adesso volevo cercare di aprirlo, ma non ce la farò mai. Appunto, vedete dalle figure più o meno com'è, appunto il tipico Gorillapod della Joby. Quindi questi sono i miei ultimi acquisti, scatola vuota, ci sono semplicemente i due cosini da scoppiare. Quindi direi che per questo video è tutto, appunto con i miei ultimi acquisti che ho fatto. Quindi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Vi ricordo che se il video l'avete trovato interessante, potete lasciare un bel like e iscrivervi anche al canale in modo tale da potermi seguire nelle mie avventure in giro per il mondo. Appunto, in questo periodo sono in Germania per lavoro. Qui sotto in descrizione trovate, oltre ai link dei vari prodotti, anche i link ai miei social per seguirmi in diretta e appunto per magari vedere quel che è dietro le quinte dei miei video. È quello che combino anche quotidianamente. Noi quindi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Have a nice life!